Bene, siamo a casa di Edoardo Bistaffa, sono le 12 meno 20, l'appuntamento era alle 9 e mezza, però ovviamente qualcuno è arrivato in ritardo. Non citeremo chi è arrivato in ritardo, diciamo soltanto Chiara D, oppure potrebbe essere troppo chiaro, diciamo C. punto della cava. Siamo qua in maniera alquanto ebeti su il divano, non so cosa stiamo aspettando, però. Esatto. Stiamo aspettando, esatto. Stiamo aspettando che Edoardo si faccia truccare da quella che è arrivata in ritardo e è stata consumata una colazione lauta. La Chiara ha qualcosa da dire? Ingrandiamo su di lei. Dai, grandissimo di guarda. Guarda i miei occhi, guarda gli occhi, guarda gli occhi. Forza un Fa sbocco, dai. mattino, piccolino. Bene, la serata No, promette. no. A voi la linea, non cambiate canale perché la vita. Ma chi li monta i video? Ci devono montare, ma come Eh sì. faccio a montarli? Ma tu li monti i Non video? sono capace! Vabbè, dai, dopo ci proviamo a Ci montarli. proveremo in un'altra occasione. Ricordate perché la vita Ascolta, ma anche è il un albero crescendo di insieme. pomodori, c'è sempre qualcuno che li raccoglie prima di te. Una passeggiata così. Bravissimo. Signor Morgan, c'è una busta per lei. È vero che fa uso di coca a scopo medico antidepressivo? Solo a scopo medico, le faccio vedere. Prego, prego, grazie. Bene, Vedi, vedo questa è la mia che. colazione. Vedo che fa uso di coca e aranciata e Lion per colazione. Bene, bene, ora so che lei è veramente signor Morgan. Posso darle la sua busta? Oh, ho una busta. C'è posta per me! Ci vediamo nei nostri studios! Arrivederci! Oh Morgan, ma guarda! Hai il morale di guarda che non te ne un brusoro il culo! Oh ma io, hai da andare, scusa, scusa, hai da andare a cagare un attimo! Oh ma siete voi di X-Factor? Mamma mia che imbarazzo! Mamma mia! Ma entrate, accomodatevi, venite, venite! Vaffanculo, Morgan, vaffanculo! Occia boia! E quindi? Siete venuti qui a cantare? Però, che cosa vuol dire però? Mi sveglio col piede sinistro, quello giusto. Adesso è il momento Iena. Siamo venuti a sapere che qua a Bologna compie gli anni Mattia Bastoni, ma chiediamo a qualcuno se ne sa di più. Scusate voi, ma lo conoscete Mattia Bastoni? Mattia Bastoni! Sì, quel ragazzo. No, dai, ma va! No, ma c'ho avuto una storia con lui, dai! Ha avuto no! una storia con Mattia Bastoni! E tu lo conosci Mattia Bastoni? Sì, ma da tempo va, lui è vecchio, no? Amico d'infanzia! Sì, cioè lui adesso giocavate insieme? Sì, siamo giocati in Bologna con la squadra di Bologna. Tu la conosci Mattia Bastoni? Sì, era, mi ricordo che era mio compagno di elementari, si Elementare. stavamo insieme. Beh, andava bene a scuola? Lo si sa, lo si sa. Andiamo a cercare altri scoop. Conosce Mattia Bastoni?
per strada, torna a casa. Ma lei cosa c'ha da dire su Mattia Bastoni? Ci dica! E lei? Ah, preferite tacere, eh? No comment! E lei ci dica! Cosa da dove dire? Vai via! Ah, amici d'infanzia? Andavate a pescare insieme? E lui cosa pescava? Ah, ha pescato lei? Bel acquisto! Ci dica, lei. Lei. Quanti Mattia Bastoni ha mangiato per diventare così? Bene, abbiamo scoperto che un sacco di gente conosce Mattia Bastoni ma nessuno ne vuole parlare. Chissà il perché. Beh, ascolta, non lo so, non saprei. Tu cosa ne pensi di Mattia Bastoni? Ma non lo so, ho telefonato io. Dimmi almeno qualcosa. Ah, aspetta. Come hai detto Mattia Bastoni? Sì, Mattia Bastoni. Ah, Mattia, aspetta, Mattia Bastoni? Sì. No, ma quello che abbiamo messo l'altro. Sì, ma quello sfigato. Sì, esatto. Sì, lo conosco. Cioè, te lo giuro, una serata bruttissima. Si è levato a spegnere una sigaretta sul culo. Sì, era stato. Come il coniglio. Ma quello alto più o meno così, quelli sì, di marroni. Allora, se era vestito in modo strano. Ma lo conoscete anche voi allora? Venite alla festa anche voi allora! Stasera cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare da Mattia. No, minchione. Ma non so voi. Ma cos'è che ha organizzato poi? Che quello lì deve sempre stare al centro dell'attenzione. Ma da un egocentrico del cazzo, guarda. Non si può, è una cosa. Lui è il suo cazzo di Morgan. Mamma mia. Che poi e non poi... ha rotto il coglione questo Morgan. Madonna, sarete. Sempre a difenderlo, Morgan qui, Morgan lì. Basta. Oh, sempre a chiedere appunti poi. Non viene e poi mai lezione non si fa mai vedere. Poi all'esame che sta lì che scrive coprendo tutto, no, io non vi dico niente. No, dai, non ci andiamo. Veramente una brutta persona. Andiamo, tipo, facciamo serata noi. Aperitivo, tranquillo. Armando, sei magari. No, mi sento. Poi tanto non so chi è che andrà al suo compleanno. In realtà lui fa queste cose, organizza, fa. Oh, ma non ci va a fare. Chi è che va al Castro? Solo Mattia va al Castro. No, ma hanno disdetto tutti, infatti. Ma lui non lo sa, cioè lui è convinto l'altro giorno e fa, 47 persone. Perché ha 47 cazzi in culo. Probabile. Starà lì da solo a parlare, a fare il vocalist al Cassero. Centro d'attenzione anche al Cassero. Dove l'abbiamo trovato, mamma mia. A Bellaria. Che cerca di fare sfondo con me, fa AL, MZ, MZ, AL, non prende una posizione. No. Auguri Mattia! Auguri! Auguri, auguri Mattia! Mi sveglio col piede sinistro.